Salve a tutti ragazzi, Peperon Sorbetti, benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4. Oggi, allora, siamo arrivati in un punto dove appunto Pepiaru non vuole nemmeno più dormire, non so assolutamente il perché. A volte si ferma più qui, si piazza praticamente davanti alla stanza e non decide di dormire. Non so davvero ragazzi cosa sta succedendo a volte. Davvero Pepiaru a volte mi sorprende per davvero. Comunque, questo va al lavoro sempre. Oddio, guardate quanto è lezzo! Guardate quanto è lezzo, ma che schifo! Madonna, che schifo! Cioè, io davvero non pensavo che potesse. Cioè, che ci hanno scannato 20 persone in questo gabinetto. Madonnina, bruttissimo, orribile. Ok, comunque, Pepiaro è partito per il lavoro. Non so, credo che ci sia stato un aggiornamento. E quindi il tempo adesso scorre molto velocemente. C'è qualcosa che puzza. Un collega è arrivato alla 17ª ora e alla 24ª bevanda energetica. L'aria nell'ufficio del controllo. Qualità inizia a farsi pesante. Visto che nessuno andrà in casa molto presto, Pepiaro ha due opzioni. Estrarre il filo deodorante o dire al puzzone seduto accanto di darsi una lavata. Vai col deodorante. Non vorrei essere scortese. Almeno tre bottigliette di deodorante. Bellissimo, ragazzi. Tutto ciò è ganziale, davvero ganziale. Allora, tra l'altro sono con poca energia, va bene, ma questo non ce ne frega perché mi hanno promosso. Promosso. Quindi ho avuto appunto una promozione del lavoro molto molto ganzo. Adesso sono qualcosa di più, appunto. Non so ancora bene, non mi ricordo ancora bene. Ma comunque. Comunque, allora, qui dormiamo intanto, dato che se no qui davvero. Ci svegliamo, ragazzi, mangiamo qualcosa e poi andiamo in discoteca. No, non lo so se ci si può andare per davvero. Penso di sì, comunque. Comunque, allora, affrettati, 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 affrettati! Velocemente a mangiare tutto ciò e poi andiamo, non lo so dove, ragazzi. Ci dovrebbe essere dei localini molto bellini. Comunque, livello 5 abilità cucina. Questa cosa non l'avrei mai detta, ragazzi, davvero mai detta. Cioè, io che a cucinare non c'è, cioè, davvero è una cosa che odio. E invece Pepiaro, guardate là, a cucinare, ma non l'avrei proprio mai detto. Comunque, allora, viaggiamo con Ilaria Barbieri. E poi questo è un pedofilo tipo che mi ha contattato. Madonna, ma che vuoi? Ilaria Barbieri, ragazzi, non so se ve lo ricordate, ma appunto, possiamo invitarli entrambi. Per cui le invitiamo entrambi. Ilaria Barbieri, appunto, è quell'amica che avevo prima di morire. L'ho rincontrata, davvero non lo so come cazzo ho fatto a rincontrarla. E eccola qui. Comunque, andiamo con loro, vai. Andiamo, smetti di giocare a The Sims, per favore. Cosa? Non smette? Ma che cazzo smetti? Sembra che nessuno sia disponibile. Troiate, vado da solo allora. Ok, allora, vediamo un pochino cosa c'è. Perché ci dovrebbe essere delle cose molto ganze. Archivio di Willow Creek, no, davvero. Qui è un velluto blu, un locale notturno. Perfetto, proviamo ad andare a questo, vai. Ok, allora, eccoci qua. Questo dovrebbe essere appunto un locale notturno, quindi dovrebbe essere frequentato, dato che sono le 4. Oh, porca vacca! Le 4! Non pensavo che fosse così tardi. Porca puttana, le 4, ragazzi. Penso che è davvero molto, molto, molto tardi. E non penso che ci sarà nessuno a parte il barista, Bob Pancakes. Ok, allora, vediamo un pochino cosa. Parla con Bob. Ah, ordina una bevanda, perfetto. Ma che cazzo, chi ti ha detto di ordinarla? Ok, allora, Bob Pancakes, te sei davvero un pazzo. Cioè, non puoi lavorare fino alle 4. Dovrebbe essere chiuso questo locale. Porca. Va bene, allora, poi. Guardate che mosse! Guardate addirittura che mosse! Guardate come guarda soddisfatto Pepiaro. Conversazione occasionale con Bob Pancakes. Almeno, molto probabilmente mi potrà dare qualcosa. Questo che cazzo è? Jazz Johnny. Prova a suonare. Dove cazzo va? Oddio, dove è andato? Dov'è sparito? Ah, forse bisogna fare. Ah, ok, è sceso. Esercitati. Vediamo un po'. Nuova abilità di pianoforte di Pepiaro. Cioè, uno naturalmente impara a suonare il pianoforte così. Guardate, un pedofilo. Un pedofilo. Avrà 70. Guardate, lo rincorre. Oddio mio. Oh, vabbè. Qui davvero si verificano molte cose molto strane. Comunque direi di tornare a casa, dato che in questo locale notturno ci sono andato un po' troppo di notte. Penso proprio di sì. Ok, allora siamo qua. Tra l'altro, mi sono scordato di dirvi un'altra cosa, che ho pagato le bollette della luce. Cioè, in questo gioco si pagano le bollette della luce, ma allora so molto probabilmente che se vado qui prenderò la scossa. Quindi io direi di salvare in questo momento. Dove cazzo si salva? Ah, ok, esc. Allora io salvo in questo momento. Adesso asciuga. Stai attento però, per favore. Ah, c'ho da andare tra l'altro al lavoro. Ok, benissimo. Non me l'aspettavo sinceramente tutto questo. Ecco, adesso è anche stanco, perfetto.
svenimento o meglio se non asciughi. Mi sa che o vai a dormire o svieni. Fai te. Cazzo succede? Perché sei così folle? Ok, non ha preso la scossa? Oh mio Dio, com'è? Ah, perfetto, possiamo riparare. Però io direi di sostituirlo. Oh, bene. Anche perché molto probabilmente se l'avessi riparato a quest'ora non ci sarei più. Che culo. Ah, qui tra l'altro ha variato, madonna, ma che schifo. Ripulisci tutto, per favore. Vai a lavare tutto, accidenti. Però ragazzi, volevo provare a prendere qualcosa, qualche oggetto magari, perché davvero mi garberebbe. Allora, vediamo un pochino. No, tipi di stanze non me ne frega assolutamente niente. Voglio gli oggetti, vediamo un po'. Elettronica, per esempio. Allora, qui ci sono i computer, qui i televisori. Poi altro, vediamo un po'. Vabbè, queste stronzate. Tappetino da gioco, movie monitor. Il tabletto, vabbè, questo lo sapevo. Allora, vediamo un po' qui. Stavolta lo facciamo subito il viaggetto, per favore. Allora, invitiamo... Dov'è l'area barbieri? Dov'è? Non ci credo. Non ci credo. Va bene, consideriamoli i nostri amici. Con questo qui, bellissimo. Allora, andiamo in palestra. Mio Dio. Restanti e dinamici, la nuova palestra. Guardate. Cosa succede? Deve andare al cesso, ma non ci... Deve andare al cesso e c'ha un mal di testa, ma non ci credo. Sfogati. Guarda, lo manda via, signori. Ecco qua, ecco proprio Piero Zorbet. Acquista l'abilità di nuova forma fisica. Oddio, è un tonto, è tonto. È talmente confuso da colpirsi da solo, ragazzi. Allenamento, vai oltre i limiti. No, che schifo. Guardate, ragazzi, che cazzo riesce dalla scena questa. Elisa Pancakes, credo che sarà la sorella di quell'altro. Qui tutti puzzano, ma oh, anch'io puzzo. Perfetto, vai, puzzi. Bellissimo, ragazzi. Cioè, qui c'è anche il bagno, il dolce, no, troppo ganzo. Ragazzi, qualche volta davvero so cose estremamente ganze. Perfetto, allora, possiamo tornare a casa. Perfetto, ragazzi, allora, siamo a casa. Nel prossimo episodio molto probabilmente ci sarà una sorpresa che molti di voi credo che non si aspettino. Quindi mi raccomando, seguite il prossimo episodio che sarà davvero molto molto ganzo. Noi ci vediamo appunto nell'episodio numero 6 da Peperosorbet. Da Peperosorbet è tutto. Ricordatevi di iscrivervi, di commentare questo video, di condividere appunto questo video, di mettere un bellissimo like se vi è piaciuto. Ci si vede, ragazzi, ciao a tutti.